Buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana. Dopo l'ennesima vittoria dell'Inter, questa è cosa molto buona. E ancora una volta con una magistrale prestazione, sì, perché comunque tutto sembra andare meglio, sempre meglio, anche quando diciamo che c'è una gran bella partita, poi la partita dopo vedo dei grandi miglioramenti. I miglioramenti si vedono nei movimenti. I miglioramenti si vedono nella consapevolezza e poi cominciamo ad avere veramente diverse soluzioni. Questa è una cosa che avevo notato quasi niente all'inizio della stagione. All'inizio della stagione avevamo solo uno spartito, giocavamo sempre solo in quel modo ed eravamo non prevedibili di più. Invece adesso veramente l'acquisizione di forza, gli automatismi di certi movimenti che cominciano ad essere veramente importanti e poi attacchiamo e difendiamo in maniera assolutamente perfetta e vedremo anche le statistiche poi sulla partita che ci dicono questo. Quando attacchiamo, attacchiamo a destra, a sinistra, al centro, cross, calci d'angolo, tiriamo da fuori, cosa che non lo facevamo mai. È aumentata la percentuale degli uno contro uno, è aumentata la percentuale di gioco che viene fatto di prima, la velocità del giro palla è molto più importante. Sono tutti dati che sembrano di contorno, ma che in realtà poi sono quelli funzionali per arrivare a un gioco pulito, a una qualità dell'azione migliore, quindi più facilmente davanti alla porta e con un numero di occasioni importanti. Oggi arriviamo al tiro in maniera pulita. Comunque le soluzioni che abbiamo sono diverse perché comunque arrivano a tirare anche i laterali, cioè Darmian non è Hakimi, e guardate l'azione che ha portato al gol di Darmian, è stata perfetta perché a un certo punto c'era lo scarico per Darmian, lo scarico è stato fatto bene e non è stato fatto con la palla sporca come avveniva sempre in precedenza. Invece queste soluzioni fatte così portano ad avere dei tiri poi più puliti. Questo lo fa capire perché comunque segniamo sempre un minimo di 3 gol nelle nostre partite. Se segniamo un minimo di 3 gol, significa che comunque i nostri attaccanti li portiamo al tiro. A inizio stagione è vero che facciamo delle partite in cui segnavamo 4-5 gol, ma c'erano delle partite che abbiamo finito 0-0, 1-1, 2-2. Perché? Perché comunque non avevamo tutta questa facilità e comunque cedevamo qualcosa quando invece provavamo a spingere un po' di più. Adesso non concediamo nulla. Avevamo davanti il Genoa, che sembrerebbe una piccola squadra, ma io l'ho detto anche nelle prime partite, il Genoa è una buona, una signora squadra, hanno dei giocatori di valore, sanno giocare bene, Ballardini fa giocare bene, e ieri non hanno trovato soluzioni perché noi eravamo messi benissimo in campo. Andiamo a vedere un pochettino le nostre slide come al solito. Eccoci qua, questa è la partita con dei rating e i migliori in campo, vedete? E qui c'è un solo uomo che domina tutte le classifiche, che è Romelu Lukaku è stato veramente imponente ieri, ma ieri sono stati bravi tutti i giocatori, nessuno sotto il 7. E vedete che nel rating i migliori li troviamo quasi tutti nell'Inter. C'è anche Mattia Perin, perché sinceramente ha fatto delle parate che sono state molto decisive. Poi vedrete sulle statistiche che noi tiriamo tanto, ma tiriamo tanto a porta pure. Facciamo diventare protagonista il portiere. Basta ricordare l'ultimo tiro di D'Ambrosio, un tiro fantastico, fatto benissimo. L'ha ricacciato via dall'angolino come un grandissimo portiere, complimenti. Andiamo un attimino avanti, andiamo a vedere le statistiche. Allora, vedete che lì ci sono tutte le statistiche della partita sulla sinistra. È stata una partita dominata, 23 tiri, di cui 14 in porta. Guardate, è questa la statistica più importante. 23 tiri, di cui 14 in porta, una percentuale altissima. Calci d'angolo, 9 a 1. Cioè, comunque, tutte le statistiche sono a nostra disposizione, sono dalla nostra parte. Vorrei farvi notare le statistiche del secondo tempo. Per possesso palla sono abbastanza speculari, anche gli altri valori sono abbastanza speculari. Guardate i tiri, noi li abbiamo ben suddivisi in tutta, sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Quindi la nostra capacità offensiva è stata ben ripartita nei due tempi. Ma guardate il Genoa nel secondo tempo. Tiri assolutamente zero. Calci d'angoli zero. Non hanno più tirato in porta. E questo significa che questa è tanta roba, tantissima roba. Ho messo la figura di Eriksen perché secondo me questo equilibrio e questo miglioramento della qualità delle giocate da parte della squadra è dovuta sicuramente alla presenza di Eriksen, che ha fatto fare uno step
a tutta e due gli altri centrocampisti. Sono migliorati sia Brozovic, e si vede, ma anche Barella, perché Barella non deve andare a correre per tappare gli svarioni altrui. Tutti stanno facendo il proprio compito e Barella infatti non prende ammonizioni. Perché? Perché fa il suo gioco, il suo lavoro, gioca bene, ma senza impazzire. Stesso discorso lo si può fare per la difesa. De Vrij ha vicino adesso due giocatori allo stesso livello e quindi adesso può giocare in tranquillità. La difesa è diventata una roccia. Allora, vediamo com'è andata la giornata. La giornata vedete che ha visto la Juventus frenare. Parliamo dei nostri avversari, chiaramente dei nostri competitor. La Juventus frenare. L'Atalanta ha vinto con la Sampdoria fuori casa. Abbiamo la Lazio che ha perso a Bologna, quindi una giornata relativamente favorevole per noi. Il Napoli ha vinto col Benevento, ma era prevedibile. Roma-Milan, il big match, ha vinto il Milan, ma se avete visto la partita, diciamo che forse un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, perché comunque è giusto il rigore del Milan. E siamo arrivati a 15, insomma, un po' tanti, anche se forse ce ne stavano parecchi. Questa è la classifica, vedete, io metto sempre le prime 7, però sinceramente mi concentro molto su quello che stiamo facendo noi. Miglior attacco in assoluto, 60 gol in 24 partite sono tantissimi, parliamo di 2 gol a mezzo a partita. Poi cominciamo ad avere anche una difesa importante, è la seconda difesa della Serie A dopo la Juve. Perché comunque abbiamo chiuso la saracinesca. Prendevamo tanti gol, adesso non ne prendiamo più. E questo piano piano ci porterà ad avere anche lì la difesa migliore del campionato. A fine campionato ne sapremo riparlare. Merito di quest'uomo qui, non si può assolutamente non dire che questa squadra adesso sta giocando a memoria, sta giocando bene anche per merito di Antonio Conte. Vediamo questa stessa cosa, diciamo, vista nell'andamento in un grafico. Questo è interessante per chi vi fa capire dall'inizio, dalla prima giornata in poi, come sono andate le cose, cioè chi è che è in flessione, chi è che invece è in ascesa. Vedete che l'Inter è andata sempre abbastanza bene, a parte questa parte iniziale che non è andata bene. Poi a un certo punto, dalla settima ottava partita del campionato, è andata sempre in ascesa, vedete, ed ora è in grandissima continuità. C'è stata tutta questa serie di partite di vittorie consecutive e adesso stiamo riprendendo un altro filotto. Le altre più o meno hanno sempre avuto dei piccoli stop, diciamo che la più irregolare è la Roma, che ogni tanto, ogni 2-3 partite si ferma. La Juve in questo momento non sta andando bene, ha avuto uno stop qui, un pareggio, quindi non sta andando veramente bene, ma anche le altre vedete che frenano e quindi le due milanesi sembrano, diciamo, non dico aver preso il volo, ma in una situazione di buon vantaggio. Vediamo quanto dura il Milan, ma secondo me potrebbero essere le due squadre che arrivano fino in fondo. Questa ve la voglio far vedere, perché questa secondo me è una classifica che non fa vedere nessuno e che è importante. Mancano 14 partite alla fine, quindi ho messo qui la classifica delle ultime 15 partite, perché ci potrà far vedere come potremo affrontare le prossime partite. Potremmo avere dei cali di forma, sì, forse, non lo so, però secondo me quel signore lì, Antonio Pintus, che è sicuramente il miglior preparatore atletico che c'è in Serie A ma anche in Europa, ha fatto tanto per far arrivare i nostri giocatori in forma così, perché comunque per poter mettere in pratica dei meccanismi e fare delle cose ci vuole la testa, ci vuole il direttore d'orchestra che dà le giuste dritte, ma ci vuole anche una buona forma fisica. E questo signore qui nelle ultime 15 partite ci ha fatto fare 12 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Vi faccio notare che in Serie A in queste 15 partite abbiamo fatto 38 punti, la seconda è l'Atalanta ma di 6 punti distaccata insieme alla Juventus. Quindi attenzione, che questo dice tanto anche su quello che potrebbero essere le prossime 14 partite. Secondo me con questo tipo di forma fisica, con la testa solo al campionato, con la possibilità di lavorare in settimana, quindi con nessun'altra cosa che ci distrae, questo signore può lavorare molto bene sui nostri giocatori e può veramente farci arrivare in serenità a fine campionato. È per questo che io sono molto fiducioso, perché comunque la squadra è forte, l'allenatore adesso è in linea con tutto quello che riguarda la squadra, la società, e quindi anche l'allenatore è forte, e quindi sono gli altri che si devono preoccupare, noi non dovremmo avere grosse difficoltà. Guardiamo uno sguardo a quello che saranno le prossime partite. Io ho messo tutte le partite, però in ogni caso a me interessa vedere fino
a Napoli-Inter. Vedete che noi abbiamo un calendario assolutamente alla nostra portata. Noi potremmo arrivare a Napoli-Inter con un vantaggio sulle altre decisamente importante e con 7-8 partite che terminano il campionato in completa gestione, perché il Milan comunque adesso rifiaterà con l'Udinese probabilmente. Poi il Milan andrà a Verona e il Verona non è una bella trasferta e il Juve ne sa qualcosa. Avrà il Napoli in casa e il Napoli, uscito dalla Europa League, potrebbe rifar quadrato come ha fatto l'Inter, uscito dalla Champions League, e concentrarsi sul campionato in modo tale da avere tutte le forze a disposizione. Quindi per il Milan non sarà una grandissima partita da affrontare, quindi potrebbero esserci dei rischi. E poi va a Firenze, che comunque anche giocare a casa della Fiorentina è sempre una partita difficile. E la Juve invece ha anche lei un calendario fino a Napoli-Inter, poi avrà la stessa giornata di Napoli-Inter, l'Atalanta-Juve, ma per il resto, a parte Juventus-Lazio, che è una partita complicata, non è una partita semplice, benché la Lazio non sia in grandissima forma, ma poi ogni tanto ha delle fiammate di ritorno, poi ha, diciamo, anche la Juve un calendario abbastanza favorevole. Vediamo anche le altre tre che sono coinvolte nella lotta scudetto, anche se secondo me queste altre tre sono abbastanza fuori dai giochi, anche se l'Atalanta potrebbe dire la sua. Ma l'Atalanta, attenzione alla Champions League, secondo me l'Atalanta andrà a fare una grossa sorpresa al Real Madrid e quindi potrebbe essere un pochettino più distratto dal discorso Champions. Le altre non le vedo coinvolte così direttamente come le prime tre. E quindi torniamo a noi. Cosa dobbiamo dire di noi di più? Stiamo giocando bene, non ci sono grossi problemi in questo momento. Volevo fare questa piccola postilla sull'allenatore. Questo allenatore sta dimostrando di essere un animale da campionato. Tolta la Champions, tolti le partite dove sei costretto a vincere o a dare il meglio in pochissime partite, allora questo allenatore si può concentrare su una partita a settimana. Qualcuno mi dirà, dice, ma l'anno scorso siamo arrivati in finale Europa League. Allora, l'Europa League di l'anno scorso è stato veramente un torneo a parte. È arrivato alla fine del campionato, quindi comunque un solo obiettivo su cui stare. C'era stata una preparazione rifatta durante il periodo di lockdown, praticamente siamo arrivati nel migliore della forma proprio nel periodo dell'Europa League. Diciamo, è stata una cosa veramente a sé stante. Non si può dire che la fase finale dell'Europa League dell'anno scorso fosse paragonabile a quello che è la Champions League normalmente, anche per come si incastra con il campionato, anche per le tempistiche. Quest'anno non c'era una pseudo normalità, perché? Perché comunque si è giocato sempre una volta ogni tre giorni. Ora, questo allenatore nel gioco ogni tre giorni, quando non ha la possibilità di lavorare in maniera prolungata con i suoi giocatori, probabilmente non riesce ad esprimere il suo potenziale. E questo la sua storia lo dice, ma ripeto, non è una critica, è dato di fatto una fotografia di quello che sta succedendo in questo momento. Tanti dicono è merito di Antonio Conte, tutto merito di Antonio Conte, ha sempre giocato così. No, allora, è merito di Antonio Conte che adesso stiamo giocando in questo momento? Sì, assolutamente, come i giocatori sono venuti a patti con l'allenatore e l'allenatore è venuto a patti con se stesso prima e poi con i giocatori. Inizio stagione, io lo ripeto, dicevamo abbiamo la rosa più forte del campionato ed era vero e lo stiamo vedendo in questo momento. C'è stato un momento in cui tutto andava male, allora avevamo i nostri tifosi dicevano abbiamo una masnada di brocchi, non abbiamo le riserve, dobbiamo comprare questo, dobbiamo questo, comprare quest'altro. Tutte cazzate, perché la rosa era forte, la rosa è continuata ad essere forte, l'allenatore stava facendo tanti errori, anche i giocatori stavano facendo tanti errori, tutti stavano facendo tanti errori, c'era una situazione, un clima che non andava. Probabilmente l'uscita dall'Europa, oltre ad essere stato un danno assoluto per la società, e se siamo in questa situazione di ricerca di nuovi compratori, di quote di minoranza o di maggioranza, questo ce lo dirà il tempo, in parte è dovuta anche l'uscita dalla Champions League, l'ho detto in tanti video perché sono venuti a mancare più di 100 milioni di ricavi attesi, quindi oltre al danno che è stato enorme, però c'è stato
la controparte, una compattazione dello spogliatoio. È vero che probabilmente si sono parlati, si sono chiusi dentro lo spogliatoio, si sono detti tutto quello che si dovevano dire, e è successo lì. Anche Eriksen, che tutti i giornali dicevano doveva essere venduto a gennaio, in realtà secondo me lì è scoccata la scintilla tra i giocatori e l'allenatore e l'ambiente. E sì, c'è anche stato un momento in cui poteva succedere di tutto, invece questo ha compattato l'ambiente e da lì la squadra ha piano piano cominciato a giocare meglio, perché comunque, se vi ricordate, poi c'è stata la partita di Cagliari in cui abbiamo giocato una partita molto tosta e molto adrenalinica. Ci sono stati altri inciampi, però era lì è iniziato il nostro progetto vero, perché la squadra ha cominciato a cambiare atteggiamento, l'allenatore ha cominciato a cambiare la disposizione in campo, non ha preteso più il pressing asfissiante 95 minuti su 95, non ha chiesto di andare a pressare anche sulla linea di fondo della porta avversaria, si è ridistribuito sul campo, non stavamo più nei 20 metri, siamo stati nei 40-50 metri, stando nei 40-50 metri di lunghezza la squadra ha spazio. A volte siamo stati attendisti, a volte siamo andati in pressing. C'è stato un riposizionamento della squadra, c'è stata una rivalutazione dei ruoli, c'è stato un rimettere in gioco e in discussione quello che era il credo di Antonio Conte, perché Antonio Conte aveva un altro credo. E quindi questo cambiamento dell'atteggiamento dell'allenatore, il fatto che tutti i giocatori si siano messi a disposizione questa volta, e questo è stato anche un passo importante da parte di Eriksen, da parte di Perisic, da parte di Skriniar, c'è stato anche questo, certo, ma la cosa fondamentale è stato questo cambio tattico, questo atteggiamento. Abbiamo capito che allungando un po' la squadra, abbassando un po' il baricentro, che significa riavvicinare i tre difensori alla nostra porta e non lasciare 50 metri alle spalle dei difensori, ma permettere di avere meno spazio dietro e più spazio avanti, ci ha permesso di poter utilizzare anche giocatori tecnici come Eriksen, perché Eriksen, io lo dico da una vita, se ha spazio avanti può giocare, se quando riceve la palla ha 7 giocatori addosso tra i nostri e loro non può giocare. Giocatori tecnici sono così. Questa cosa ha permesso di far giocare tutto bene tutta la squadra. Poi quando la squadra comincia a giocare meglio, quando comincia a giocare bene, quando vede i risultati, è automatico che tutto diventa un circolo virtuoso e tutto funziona. Quindi c'è stato questa trasformazione. Per finirla, anche perché abbiamo fatto un video lunghissimo stavolta, ma non fa niente, andava approfondito. La prossima partita è giovedì contro il Parma. Attenzione, perché è la partita più difficile delle due. Io l'ho detto, il Genoa, se noi giochiamo come siamo l'Inter, la superiamo bene e l'abbiamo superata bene. Il Parma noi lo supereremo, ma sarà una partita molto più difficile, perché comunque il Parma è una squadra che ha bisogno di punti, ha davanti a sé ancora 14 partite, non deve venire a Milano a fare la vittoria, ma verrà a cercare il punticino che gli sposta la classifica e che comincia a riavvicinarlo a una zona più, diciamo, consona. Quindi noi avremo difficoltà, troveremo una squadra completamente chiusa, è ancora da Versa l'allenatore, quello dell'anno scorso, quello che gioca solo in contropiede e lanci lunghi, quindi ricordiamocelo. Se noi però giochiamo così e non come giocavamo all'andata, probabilmente andremo a vincere anche questa partita. Non la vinceremo con la semplicità con cui abbiamo vinto le ultime due, con il Milan e con il Genoa, ma secondo me andremo a vincere questa partita. Bisogna avere pazienza più che stare attenti alle ripartenze, ma a pazienza, una pazienza infinita, perché potrebbe anche finire in un risultato di 1-0 e potrebbe bastare. E quindi approcciamoci a questa partita con la nostra consapevolezza che siamo più forti degli altri, siamo nettamente più forti degli altri, non del Parma, di tutti gli altri, e sarà una partita in meno per arrivare allo scopo finale. Signori miei, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale, vedo che qualche persona ha cominciato a iscriversi, quindi sono molto contento. Ripopoliamo questa comunità, perché è una comunità a cui tengo e che mi piace, che è una comunità non urlata, ponderata, che guarda le cose secondo il pragmatismo e secondo i dati che ci danno
i giocatori, l'allenatore e le partite, non è legata troppo alla scaramanzia, perché la scaramanzia la lasciamo agli altri e noi andiamo a prenderci i risultati più che la scaramanzia. Quindi sì, iscrivetevi, iscrivetevi anche come sempre al canale The Majestic Project e vi saluto e forza Inter sempre, ciao ciao, alla prossima, ciao ciao.